Si inaugura a Cattolica Eraclea la villa dedicata alla memoria delle vittime della mafia. Ma chi sono i cattolicesi innocenti assassinati dalla mafia? Ricordiamoli uno per uno. Giuseppe Scalia, contadino, sindacalista, fu ucciso a Cattolica Eraclea il 18 novembre del 1945. Era tra i leader del movimento contadino che reclamava le terre incolte secondo le disposizioni del decreto Gullo, ma i feudi erano protetti dai campieri e dai gabellotti della mafia locale. Il 18 novembre del 1945, mentre Scalia passeggiava davanti la sede della Camera del Lavoro in compagnia del vice sindaco Aurelio Bentivegna, fu ucciso dalle bombe a mano lanciate da un gruppo di sicari mafiosi. Le indagini furono subito archiviate. Giuseppe Spagnolo, contadino, primo sindaco di Cattolica Eraclea dalla fondazione della Repubblica, nell'immediato dopoguerra, insieme all'allora giovane studente universitario Francesco Renda, fondò a Cattolica Eraclea la Camera del Lavoro, la cooperativa La Proletaria e il Partito Comunista. Era un vero leader contadino. A Cattolica il movimento dell'occupazione delle terre raggiunse risultati significativi. Guidati da Spagnolo, i contadini riuscirono, più che in ogni altra zona della Sicilia, a far rispettare l'assegnazione delle terre incolte. Per Spagnolo cominciarono le intimidazioni. Una volta gli bruciarono un pagliaio, un'altra volta tre mafiosi lo aggredirono. La notte tra il 13 e il 14 agosto del 1955 fu ucciso da tre sicari, crivellato da sette colpi di lupara mentre dormiva all'aperto in campagna. Sia in assise che in appello e in Cassazione furono condannati in contumacia i tre assassini, membri della mafia locale. Paolo Buongiorno, contadino di Cattolica Eraclea, segretario della Camera del Lavoro di Lucca Sicula, umile, carismatico, onesto, parlava bene in pubblico, fu nominato segretario della Camera del Lavoro di Lucca Sicula, reclamava salari più alti e orari di lavoro più dignitosi, organizzò numerosi scioperi, fu più volte minacciato ma non si arrese. Si stava candidando al Consiglio Comunale, ma un mese prima delle elezioni, la sera del 27 settembre del 1960, mentre ritornava a casa dopo una riunione del partito in compagnia del nipote Giuseppe Alfano, fu ucciso con due colpi di lupara. Il giovane fece il nome del presunto sicario, che però fornì un alibi agli inquirenti. Del delitto parlò tutta la stampa nazionale, stimolando anche un intenso dibattito parlamentare che culminò nell'istituzione, per la prima volta, della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso in Sicilia. Ma non fu mai celebrato un processo, le indagini furono archiviate per insufficienza di indizi, delitto commesso ad opera di ignoti. Vincenzo Mulè, 16 anni, e Domenico Francavilla, 31 anni, uccisi il 10 febbraio del 1981. Anche loro erano dei lavoratori, allevavano pecore. Quel giorno, dopo una giornata di pascolo nei campi, si trovarono nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Erano sul trattore di un noto proprietario di mandrie e di terre, già bersaglio designato dai sanguinari corleonesi. I sicari non esitarono ad uccidere anche loro perché testimoni pericolosi. Fu la strage del Platani, compiuta da un comando di cui faceva parte anche Giovanni Brusca. Come mandante fu condannato Totò Riina. Sono loro le vittime innocenti della mafia di Cattolica Eraclea. L'augurio è che il loro sacrificio venga ricordato dalle generazioni presenti e future e che diventi patrimonio comune verso la costruzione di una Sicilia finalmente libera dalla mafia.